Buongiorno a tutti. Allora, nel video di oggi andremo a creare insieme una cover con queste panne finte che avevamo trovato nella box di Sofie & Toffee. Allora, Sofie & Toffee è un sito che fa tutti i mesi appunto una box mensile a tema, con qualche tema, tutti a tema creativo, e sono sempre molto carine, e mi ero dimenticata di usare queste benedette panne finte che comunque hanno sempre in negozio di vari colori eccetera. Infatti mi ispira molto la cosa, però vabbè, visto che non vendo più le cover non ha molto senso, e appunto visto che non le vendo più, come cover uso una per il mio telefono, così se viene bella almeno la posso usare, non va sprecata. Allora, intanto per cominciare, essendo che sono queste abbastanza piccine, pensavo di usarne due. E visto che voglio usare appunto gli charm stupendissimi, bellissimi, super pastellosi e brillantinosi che mi hanno mandato sempre con la box, quello nero non ci sta bene con questi colori secondo me. Quindi pensavo di usare questi due. E magari qua ne butto via un pochino, perché questa è la parte solo bianca, dannazione. Dovrebbero essere così in teoria, da un lato bianco, dall'altro colorato, così vengono appunto i due colori diversi. Questo invece verrà prima bianco, poi giallo, non lo so, vabbè. E niente, appunto adesso voglio provare. Nella box c'erano anche alcune punte. Questa qui rosa per la panna appunto era dentro la box, però è veramente troppo piccola, e quindi uso questa qui mia che avevo già in casa di plastica. E se volete provare a fare queste cose vi consiglio assolutamente quelli di plastica, quelli in metallo no, perché poi non si puliranno mai più nella vita, ne so qualcosa. Allora, questi appunto sono tutti di colori pastello, sono molto molto belli, essendo che hanno sia l'azzurro che il giallo, penso che con questo abbinamento staranno molto bene. Allora, adesso intanto devo andare a... non ho preso le forbici, che bello! Devo andare a tagliare qua, inserirci il beccuccio e metterci lo scotch, altrimenti esce. Ok, allora... ok, spero che regga, c'è il beccuccio che è praticamente più grosso della panna. E niente, allora, cominciamo. Magari se lo metto in modo che si veda anche l'azzurro... ecco... oddio, ha una consistenza un po' strana, sembra gel, è un po' meno, diciamo, filaccioso di quella della panna normale, del silicone. Mi dimentico che nella mia cover c'è questo buchino qua che è un po' scomodo. Ok. Ok, mamma mia. Allora, voglio fare una cosa un po' complicata, nel senso che per non farla tipo metà arancione e metà gialla che viene brutta, adesso provo a lasciare lo spazio per una riga che poi farò con quest'altra panna, e ora finisco di usare questa azzurra. Invece se dovessi spostare questo dalla panna azzurra alla gialla ogni volta, mi sa che diventerei matta. È molto probabile che così facendo farò qualche danno, perché non so se riuscirò a lasciare lo spazio giusto. Comunque vedete che di panna ne è rimasta poca, quindi appunto ho fatto bene a provare a usare questo metodo di usarne due in una volta. Ok, oddio, questo mi fa un po' schifo, però dannato buco. Vabbè, magari lo metto a posto un attimino con lo stuzzicadente fra un po'. Ecco, questo è quello che è rimasto, proprio poco poco. Non sono convinta che sarei riuscita a finirla, quindi non voglio rischiare. E niente, adesso provo appunto ad usare questa. Ok, ho cambiato il sacchettino, ma c'è qualcosa che non quadra. L'ho pulito bene il più possibile, ma esce un getto veramente piccolo, un getto di panna. Vedete? Devo spingere un sacco, e comunque per il momento è sempre bianco. Ho provato a toglierne un po', ma se ne tolgo troppo poi va a finire che non riesco a farlo. E boh, proviamo a fare una cosina. Cioè, guardate, non sembra panna, sembra senza nessun tipo di texture proprio, che schifo. Ok, qui ho lasciato un buco perché quando sarebbe uscito il giallo volevo metterne un paio almeno per colorare un po' sta striscia che è praticamente tutta bianca, ma sta venendo veramente orripilante.
Ok, questa schifezza è il risultato, mamma mia, è una cosa imbarazzante. Cioè, è una cosa imbarazzante la parte bianca e gialla, quella azzurra no. Vabbè, mamma mia, proviamo a metterci sopra delle decorazioni che è meglio. Ok, non sono riuscita ad usarli tutti. Questo è il risultato. Mamma mia, qua è orribile, devo assolutamente metterci qualcosa. È solo che non so cosa metterci, è troppo piccolo. Ok, YOLO, ci ho aggiunto anche una stellina, niente di che. Però questa parte era veramente inguardabile. Qui magari mettiamo a posto questo spincione, ok. E niente, ma... non è un granché, sinceramente, però pensavo peggio, dai, con le creazioni sopra sta un pochino meglio. Anche qua è un po' vuota, ma qui è decisamente troppo piccolo e l'unica che mi è rimasta è la luna, che è molto grande. Questa è molto bella, quasi quasi mi ci faccio una collana, visto che è rimasta solo questa. E niente, dai, non è male, sembra una cover unicorno, una cover fatata. Una cover fatata, ecco. Niente, vabbè, dai, devo dire che non è malissimo, a parte, vabbè... io queste parti qua non ho capito perché sono venute così, mi è impazzita il beccuccio, vabbè. Comunque niente, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo domani con le creazioni in resina. Ciao!